Anagina vuole investire 25 milioni di euro per comprare quote azionarie delle Generali, un'operazione annunciata alla 86esima assemblea dell'Associazione degli agenti assicurativi del gruppo Generali. Il presidente di Anagina, Davide Nicolao. Una delle nostre proposte, di cui discuteremo domani con tutti quanti i nostri colleghi, è di massimizzare la figura di agente imprenditore, come dicevo prima, anche con un ingresso negli investimenti nel capitale di Generali. Penso che sia un bel segnale per la compagnia, che i propri agenti credono talmente tanto alla compagnia da investire denaro proprio all'interno di questa. L'ingresso nel capitale della società assicurativa di Trieste sarà realizzato con la cassa di previdenza Anagina, un investimento di rilievo che si aggiunge a quelli dei singoli agenti imprenditori. Noi abbiamo una cassa di previdenza che cuba oggi più di 100 milioni di euro e quindi destinare un 20, un 25% della nostra cassa potrebbe essere, voglio dire, una parte iniziale a cui si andranno ad aggiungere gli investimenti personali, i pacchetti azionari già in possesso dei singoli nostri associati che ammontano a diverse decine di milioni di euro e quindi da qui ogni anno poi destinare le quote di accantonamento che noi abbiamo, una parte delle quote di accantonamento che noi abbiamo allo sviluppo di questo portafoglio titoli. Il ruolo di Anagina è destinato a crescere. L'associazione è formata da circa 270 agenzie e 370 agenti imprenditori con un portafoglio gestito di 4 miliardi di euro. E Nicolao, confermato alla presidenza, è fiducioso in una reazione positiva delle Generali alle nuove mosse di Anagina. Generali, diciamo, per quanto riguarda la nostra partnership all'interno dell'azionariato non può essere che contenta. Avere degli agenti, ripeto, che investono nella compagnia, penso che sia anche per un segnale nel mercato, per il mercato molto molto forte, perché direttamente chi sta dentro ci crede e potrebbe fare un altro tipo di investimento e fino ad oggi abbiamo fatto altri tipi di investimento. Quindi è un segnale, voglio dire, di chiusura di un lavoro come quello del mandato unico. Gli agenti di Anagina sono la parte fondamentale del mondo di Generali Italia e non si fermano a questo, ma investono addirittura nella propria azienda.